tutti. Saluto il nostro sindaco che ringrazio per averci concesso il patrocinio, Ezio Pizzi, presidente del Consorzio del Bergamotto, Pierpaolo Zavettieri che sta arrivando, che è consigliere della città metropolitana, i nostri illustri e gratissimi ospiti, il maestro Gerardo Sacco, uno dei figli della nostra terra di cui siamo più orgogliosi. Che per la sua meravigliosa arte è conosciuto in tutto il mondo. Di lui Saverio Strati amava dire la magia creativa delle sue mani e della sua sfolgorante fantasia. E saluto anche il giornalista Francesco Costner, responsabile delle relazioni esterne e comunicazioni dell'Università della Calabria. Saluto inoltre le amiche della FIDAPA di Reggio e di Villa, i rappresentanti delle altre associazioni e la stampa. Questa sera presentiamo il libro autobiografico di Gerardo Sacco. Sono nessuno, il mio lungo viaggio tra arte e vita, che è di fatto una lunga intervista fatta da Costner al maestro. Un libro che vi esorto a leggere perché, oltre ad essere molto piacevole, è pieno di spunti di riflessione, soprattutto per i giovani, perché è un chiaro esempio di come, con umiltà, saggezza e tenacia, dal nulla si può diventare un grande. Il libro è in vendita all'ingresso, chiunque lo acquisterà avrà in omaggio una bottiglietta di essenza di bergamotto, donate dal Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria. Tutti i diritti del libro sono stati e saranno devoluti, per volere degli autori, a favore delle terremotate dell'Italia centrale. Infine, un grazie di cuore va alle due socie che hanno curato l'evento, Anna Rita, che lo introdurrà e coordinerà, e Tosca, che si occuperà della parte artistica, regalandoci anche l'emozione di ascoltare la sua inconfondibile voce, accompagnata da Paolo Scaramozzino. Grazie anche alle socie, Caterina, Carolina, Degna, le due Francesche, Fortunata, Luisa, Margherita, Mimma e Roberta, che sfileranno con la creazione del maestro per omaggiarlo. E devo ringraziare anche le persone che hanno collaborato con noi per i vestiti Gianni Foti Abbigliamento, per il trucco Quintessenza di Francesca Santoro, per il parrucco e il coiffeur Filippo Anastasi e il suo team. Ora passo la parola al sindaco per un saluto. Sì, buonasera, se Giulia rimane qua con me, io voglio partire dalla fine. Sono veramente onorato di poter portare, spero a termine, in termini brevissimi, quando il maestro ci darà sicuramente la sua disponibilità, su proposta di Giulia, che recepisco con entusiasmo, con onore, con grande soddisfazione, propongo la cittadinanza onoraria al maestro Gerardo Sacco, così lui è già pluridecorato, è cittadino onorario di Platì, di San Luca, di tanti altri comuni della Calabria. Per noi è veramente un onore, un grande onore potergli conferire, per me ancora di più, poter conferire questa cittadinanza. Sicuramente avremo il suo assenso, maestro, anche se gli abbiamo fatto una sorpresa sicuramente piacevole. Io non conoscevo solo per nome il maestro, ho avuto il piacere di leggere il libro che Giulia mi ha regalato. Il maestro ha avuto la sfortuna di non conoscere il papà, già questo molto penalizzante per qualsiasi creatura che viene al mondo, ma con tanti sacrifici, e questo va riconosciuto, con tanti stenti, è riuscito a essere quello che qualsiasi parola, qualsiasi mia espressione, qualsiasi modo di poter colorare quello che lui effettivamente oggi è riduttivo, per quello che rappresenta, per quello che è come figlio di questa Calabria, come figlio di questa terra. E appunto per questo io vedo pochi giovani. Dico a noi adulti, a noi genitori, di far pesare quello che noi giornalmente riusciamo a dare ai nostri figli, perché forse gli diamo, sicuramente gli diamo tutto quello che possiamo dare, ma glielo diamo magari senza fargli pesare, senza fargli riconoscere che a volte nella vita non tutto è dovuto, non tutto è scontato, che qualcosa va anche, se per un attimo, sudato.
e ha dato veramente tanto sudore, tanta passione, tanta umiltà, tanta semplicità il maestro Gerardo Sacco. Io sono rimasto colpito da tante cose, quando una su tutti, quando parla della legalità, oppure dice che la nostra terra, il mondo, avrebbe bisogno di un esercito di educatori. Bene, tutti noi dovremmo esserlo, tutti noi dovremmo avere quella passione nel riconoscere, nell'apprezzare le nostre tradizioni, le nostre bellezze, le nostre risorse. Io ancora una volta invito tutti quanti ad innamorarci di ogni singolo albero, di ogni singola foglia del singolo albero, e pensare come se fosse un pezzo di noi stessi, un pezzo della nostra famiglia. Sicuramente ci saranno tanti altri spunti. Io non posso fare altro che ringraziare la FIDAPA per aver organizzato questo evento ed essere riuscito a portare, diciamo, uno dei grandi, ma non lo dico tanto per accattivarmi la simpatia del maestro, tanto non ha bisogno. Lui è stato a contatto con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, e colgo l'occasione per riconoscermi juventino come il maestro, quindi qualcosa in comune ce l'ho con il maestro. Juventino è sempre Forza Juve, però non vedo l'applauso, quindi ci saranno tanti interisti magari. Ama, diciamo che amiamo farci guardare dall'alto in basso nel mondo dello sport, ma nella vita, e lo sottolineo, la semplicità, l'umiltà, la pazienza, il lavoro paga, e prendiamo esempio dal maestro e portiamo alto il nome della Calabria per il suo tramite. Facciamo anche leva sul libro che ha scritto, che hanno scritto, e facciamolo leggere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri giovani. Facciamo veicolare questo messaggio di speranza, questo sapersi affermare anche se non si hanno sponsor. Io concludo dicendo che sono un contadino, sono il sindaco operaio, così amo definirmi, così mi hanno spesso tacciato, e di questo sono orgoglioso, come sono orgoglioso nel dire che tutto quello che sono, tutto quello che ho, lo devo ai miei genitori. Non me ne voglia nessuno, non me ne voglia mia moglie, i miei figli. Io sono contadino per natura, c'è anche zio Pizzi, sono cresciuto a Pane e Bergamotto. Io ho una speranza, un sogno nel cassetto, quello di creare un premio a merito da poter dare una volta l'anno, salutiamo Pierpaolo, una volta l'anno istituire un premio che venga assegnato ai tanti giovani, uno l'anno, ai tanti giovani che abbiamo a merito, che stanno portando e tenendo alto il nome della nostra amata merito. Io vi ringrazio ancora, ringrazio il maestro per averci veramente onorato con la sua presenza a merito, dove sicuramente non ha nulla da chiedere, ma ci può arricchire così come ha fatto, anche semplicemente con la sua presenza. Grazie. Ora invito Ezio Pizzi per un saluto. Grazie, grazie Giulia. Grazie per questa magnifica occasione a cui sono stato invitato. La FIDAPA di merito veramente è molto attiva. Ho potuto usufruire degli inviti in più di un'altra occasione, anche qualche anno fa, col maestro Sacco
ci incontriamo abbastanza spesso, anzi addirittura mi posso fregiare di alcuni riconoscimenti dove il simbolo ecco, della manifestazione e del premio del riconoscimento era a firma di Gerardo Sacco, la prima volta nel 2001 con la premiazione, con la riproduzione di una moneta d'oro del V secolo a.C., dove sono stato premiato per la migliore azienda olivicola della provincia di Reggio di Calabria. Poi mi sono dedicato di più al Bergamotto e quindi veramente l'occasione si è sviluppata negli incontri, anche nei convegni di cardiologia. L'ultima volta mi pare siamo visti a Roma al convegno della SIC, ma anche a Santa Severina e in tante altre occasioni in cui abbiamo avuto modo di confrontarci e dove io ho avuto modo anche di apprezzare la sua arte, ma soprattutto il suo impegno. Badate, insomma, il sindaco dice che è contadino, noi siamo agricoltori contadini. Gerardo Sacco è partito dal nulla, è riuscito quindi, e badate, quello che è importante è dimostrare in questa nostra terra dove tutto è difficile, ma che si può riuscire se veramente noi inseriamo nella nostra azione una determinazione, la volontà, le intuizioni e anche quella sensibilità indubbia che in certe circostanze è indispensabile, e quella sensibilità artistica che certamente ha fatto sì che Gerardo Sacco sia diventato un nome di prestigio, un'altra eccellenza straordinaria della nostra terra, a cui io aggiungo anche il Bergamotto, che stiamo riportando su livelli veramente più che economicamente rilevanti, e che addirittura noi pensiamo con tutta convinzione che nei prossimi anni può costituire veramente la base per l'economia di questa parte del territorio della nostra provincia. Perché badate, veramente il Bergamotto oggi è un'attività remunerativa, e se ci crediamo e se veramente attraverso gli studi che siamo riusciti a condurre negli ultimi anni, che hanno dimostrato le proprietà salutistiche contenute all'interno del prodotto e non quindi semplicemente quella destinata come sempre alla produzione dei migliori profumi, e io negli ultimi 10 giorni ho avuto 5 visite dei più grossi profumieri esistenti al mondo, tra cui la Firmenich, la Symrise, la Dior, la Chanel e la Louis Vuitton. E non con i partecipanti, hanno partecipato a questi incontri gli ultimi soggetti che compongono il quadro dirigenziale, ma addirittura i primi nomi dell'organizzazione. Voi non so se lo sapete, ma intanto nell'aprile del 2016 è stato lanciato l'ultimo prodotto della Dior, il Sauvage, ed è stato lanciato a Condofuri, quindi dove tra le altre cose sono state fatte vedere le montagnelle e l'ambiente da cui teoricamente viene ricavato il prodotto che poi serve per la produzione del profumo. Sauvage è stato definito la migliore fragranza dell'anno 2015. Quindi con queste visite si è riaffermato che cosa? Il ritorno di queste grandissime ditte, le più grandi esistenti al mondo, che sono tornate all'utilizzo del prodotto genuino. Il sindaco diceva che noi abbiamo la preoccupazione fra qualche anno forse di non riuscire più a fornire le quantità che servono ai mercati. E questo è un fatto straordinario, perché fino a 5 anni fa c'erano i riporti di magazzino ogni anno per il non venduto. Quindi oggi non solo si vende, ma addirittura non basta. E non ho toccato l'argomento ultimo e chiudo, quello che riguarda sostanzialmente la vendita del frutto fresco, che per le proprietà salutistiche sta diventando veramente il fenomeno più attuale e che può determinare un allargamento notevole delle nostre coltivazioni e quindi possibilità occupazionali straordinarie, economicamente rilevanti per il territorio e quindi ricchezza che poi gira. Io vi ringrazio tutti, ringrazio il maestro Sacco per la sua presenza che ci onora e che comunque abbiamo la possibilità di averlo e speriamo per tante altre occasioni. Ringrazio anche il sindaco dell'opportunità e della scelta di dare la cittadinanza, attribuire la cittadinanza onoraria di cui noi siamo credo tutti d'accordo. Grazie, scusatemi se mi sono dilungato troppo. E ora chiamo Pierpaolo Zavettieri per un saluto.
Buonasera, mi scuso intanto per il ritardo, causa forza maggiore, i bambini da collocare, quindi vengono sempre prima, mi scuso ancora. Ho avuto l'opportunità più volte di incontrare, come molti di voi, il maestro Gerardo Sacco, il premio Grotteria, piuttosto che in altre circostanze, perché ormai è forse, così come viene detto nel libro, l'ambasciatore calabrese è più importante per noi nel mondo, cioè nel senso che possiamo attraverso lui rilanciare questa nostra immagine, l'immagine che credo negli anni sia stata in tutti i modi infangata anche attraverso il nostro comportamento, di quelli che hanno fatto direttamente male e di quelli che non lo hanno impedito, diciamo, l'immagine della Calabria sana nel mondo. Credo che ci sarà opportunità anche di scambiare qualche battuta se siamo messi qui a mo' di salotto, per cui mi limito qui al saluto di apertura, anche perché se no rischieremmo, al di là che cosa buona e giusta, di farlo diventare un convegno sul bergamotto tra il primo agricoltore e il secondo, diciamo, nobili agricoltori entrambi, però diciamo rischieremmo, e quindi un invito agli ultimi due, soprattutto al Presidente del Consorzio, a stare attento su un'eventuale sofisticazione del prodotto che nel tempo, servendo sempre più la quantità, e noi ce l'auguriamo, potrebbe a distanze non proprio ravvicinate sfuggire al controllo di chi invece deve preservarne la funzionalità, insomma, di mercato. Io conosco Gerardo Sacco dal 91, non lo conosco di persona, lo conosco come artista, quindi da 26 anni, perché vidi per la prima volta una gioielleria Gerardo Sacco a Soverato, io studiavo a Catanzaro, mi incuriosì e mi fermai a guardare, nonostante non sono né un indossatore né un amante di gioielli, però questa cosa mi incuriosì e da allora, curiosamente, diciamo, come molti di voi, forse tutti, perché chi sopraggiunto qui lo fa con questo spirito, diciamo, me ne attaccai dal punto di vista anche della identità nostra, come una sorta di tifoso. Quindi vi ringrazio e faremo poi dopo qualche altro spunto, qualche altra battuta. Grazie ancora. Bene. E ora passo la parola ad Annarita, che introdurrà e coordinerà l'evento. Buonasera a tutti, intanto io mi associo ai saluti e ai ringraziamenti porti magistralmente già dalla Presidente, quindi non sto qui ulteriormente a tediarvi. La ringrazio però pubblicamente, colgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente per l'opportunità che mi ha dato di poter presentare questo evento. Opportunità che mi ha consentito di non solo di presentare pubblicamente il maestro, che per me è certamente un onore, ma soprattutto di approfondire e di andare sempre più a fondo in quella che è stata la storia che ha caratterizzato la vita di Gerardo Sacco. E andando, probabilmente se avessi letto semplicemente il libro, che già dà molta emozione, e mi sarei limitata a scoprire e a leggere, insomma, quello che viene fuori. Ma approfondendo e andando sempre più a fondo, mi sono accorta e sono rimasta impressionata dal calibro di gigante calabrese, anzi crotoniate, come la definì Saverio Strati, laddove per crotoniate si intende il senso più ampio di Magna Grecia, di Magna Grecia, quindi con i figli della Magna Grecia, di Pitagora, Milone, Democede, anzi l'accostamento che particolarmente fa Saverio Strati di lei e che l'ha colpita con Democede, con il medico Democede. E quindi questo ricalca appieno quella che è la sua personalità. Saverio Strati, che lei, altra cosa che mi ha colpito è che l'aspetto peculiare della sua personalità, almeno per quello che sono riuscita a cogliere, che è la grande umiltà e la grande consapevolezza dei propri limiti, che ne ha fatto il punto di forza della sua vita. Lei dimostra candidamente di non conoscere quando sua figlia le dice: papà, puoi esserne molto fiero, perché Saverio Strati scrive di te nel suo libro 30 anni di gioie grandi parole. E quindi questo avvalora ancora di più quella che è la tesi di Jung, che non ne parlo io, ma ne hanno parlato appunto Saverio Strati e altri più grandi di me, che dice che la grandiosità delle persone del passato rimane in ognuno di noi, nelle persone che vengono dopo, e quindi prima o poi verrà fuori, prima o poi questa grandezza del passato troverà il modo per esprimersi. Ecco, quindi credo che in lei abbia trovato perfettamente
il modo per esprimere tutta la grandezza che questa terra ha vissuto nel passato. E quindi a questo punto, prima di passare alla presentazione del libro, vorrei che vedessimo il filmato che è stato prodotto, è stato realizzato da Tonino Raffa sulla sua vita e che così ci porterà appieno meglio all'interno del libro che andremo poi a conoscere. Si possono creare fior di gioielli per più di 50 anni e sbalordire il mondo, ma al momento dei bilanci il gioiello più affascinante viene fuori aprendo lo scrigno dei ricordi. È quello che ha fatto l'orafo delle dive Gerardo Sacco, il quale dopo aver raccolto successi nei 5 continenti con le sue creazioni, ha deciso di raccontare il suo viaggio di oltre mezzo secolo tra arte e impegno sociale, tra cultura e spettacolo, tra sport e religione, nel libro Sono Nessuno, edito da Rubettino. 179 pagine di conversazione aperta con lo scrittore Francesco Costner. Il volume, arricchito dalla prefazione di Mario Bozzo, ricostruisce, come in un filmato alla moviola, la straordinaria avventura umana e professionale di Sacco, che da tempo incarna l'orgoglio della Calabria nel mondo della creatività. Un Olimpo che l'artista ha raggiunto restando sempre fedele a se stesso e alle sue radici, credendo nei valori autentici come l'umiltà e l'onestà, il rigore morale e il lavoro duro, la famiglia e gli amici, gli affetti e la fede, la lealtà e il rispetto. L'opera si legge tutta ad un fiato. Il protagonista prende idealmente per mano i lettori e ricostruisce le fasi della sua difficile infanzia a Crotone, piena di rinunce e di sacrifici. Dopo la perdita prematura del padre, Gerardo, suo malgrado, fu costretto a lasciare la scuola e a fare l'apprendista barbiere. Poi qualcosa cambiò quando nella bottega orafa di un artigiano di Crotone, Carmine Rocca, dove era destinato a fare il garzone, cominciò a realizzare le prime collane e trovò la piattaforma per il suo decollo. Frequentò la migliore scuola italiana, quella di Valenza Po, e quando tornò a Crotone, a soli 22 anni, si mise in proprio. Da quel giorno Sacco non si è più fermato, ha raccolto consensi e premi ovunque, ha esposto a Bangkok, Singapore, Tokyo, Hong Kong, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, a Lisbona e a Stoccolma, a Madrid e a Rio. Dopo ogni successo si è sempre rifugiato nella sua Calabria e nel suo laboratorio per continuare a creare, per proseguire nella sua ricerca di autodidatta che l'ha portato a far rivivere nei suoi gioielli la cultura magno-greca e quella bizantina, l'arte rinascimentale e quella barocca, fondendo tutto in un anelito di modernità che gli ha garantito non solo riconoscimenti, ma anche legami importanti con i grandi del cinema e dello spettacolo, della cultura e dello sport, da Zeffirelli a Baudo, da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, da Saverio Strati a Carmine Abate, da Sgarbi a Ornella Muti, da Liz Taylor a Sofia Loren, da Alberto Sordi a Fabrizio Frizzi, da Paolo Rossi a Marco Zavattini, da Placido Domingo a Luciano Pavarotti, da Maria Grazia Cucinotta a Maria Gabriella di Savoia. Toccante il capitolo dedicato alla famiglia, alla moglie Anna, scomparsa prematuramente negli anni 90, ai suoi 3 figli, ai suoi tanti collaboratori che hanno fatto grande l'azienda. Una cavalcata tra i ricordi di una vita, nella quale Sacco ha lottato, ma alla fine ha vinto anche per la sua Calabria, alla quale ha lanciato un segnale importante, dimostrando che le sfide più difficili si possono anche vincere. Il successo non lo ha cambiato. Oggi dice ancora: sono nessuno. Ma la sua rimane una bellissima favola. Ci insegna che dal brutto viene il bello, dal dolore nasce la gioia, dalle tenebre della notte spunta il sole.
Bene. Siamo contenti anche per la sorpresa che stiamo vedendo nei suoi occhi di aver visto per la prima volta questo filmato. Ora, prima di passare a presentare il libro, leggo qualche nota bibliografica che certamente non può riassumere tutto quello che è Gerardo Sacco. Gerardo Sacco è mille cose, ancora mille altre, attraverso una vita di sacrifici e soddisfazioni, riconoscimenti in Italia, Europa, America. Non è un gioco di parole, è realmente difficile sintetizzare 50 anni di successi, la storia di una creatività che non conosce pause, di un'originalità che ha travalicato i confini nazionali per essere apprezzata in tutto il mondo. Sacco significa Franco Zeffirelli, Fulvio Lucisano, Liz Taylor, Glenn Close, Brooke Shields, Alberto Sordi, Pippo Baudo, Robert De Niro, Sofia Loren, Maria Grazia Cucinotta, Michele Guardì, Vandana Shiva, l'Università della Calabria, di cui è testimoniale insieme a Santo Versace e Silvio Vigliaturo, cioè il mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura. Ma Sacco significa anche e soprattutto identità calabrese, la storia di questa terra e del sud, la ricerca spasmodica delle radici di ogni comunità, la valorizzazione delle tradizioni, dell'arte contadina, dei gioielli Arbrèche. Vuol dire studio appassionato delle radici magno-greche di cui Crotone è uno dei simboli. Significa appunto un grande amore per la sua città che non ha mai voluto lasciare e dove ha costantemente alimentato il suo desiderio di essere degno, umile figlio di una grande terra. Significa capolavori come l'effigie della Madonna di Capocolonna e tanto altro che il libro mette in luce. Tra l'altro è anche commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. E Francesco Costner, invece, che è l'autore del libro, è giornalista, ha collaborato a lungo con il quotidiano Gazzetta del Sud, curando tra l'altro la pagina Arte, Cultura e Spettacolo in Calabria. Diciamo è responsabile relazioni esterne e comunicazione dell'Università della Calabria, ha pubblicato tra gli altri i libri intervista La lunga ombra di Yalta con Gianni De Michelis, con Saragat al Quirinale, con Costantino Belluscio, Agguato a Giacomo Mancini, storia di un processo per 'Ndrangheta senza prove, con Enzo Paolini. Sempre con Gianni De Michelis ha scritto il volume La lezione della storia, sul futuro dell'Italia e le prospettive dell'Europa. Si occupa da tempo di educazione ai rischi naturali e particolarmente del rapporto società-terremoto, tema al quale ha dedicato numerosi approfondimenti e soprattutto è amico del maestro, quindi mi sembra la migliore presentazione. Dunque, per quanto riguarda il libro, intanto io dico, io non sono una giornalista, il libro io dico che ha il libro ha tantissime proprietà, il libro è di chi lo scrive, il libro è di chi lo racconta, ma il libro è anche tantissimo di chi lo legge, quindi ognuno ha una proprietà sul libro che fa sua. Quindi dirò esattamente quello che a me è venuto fuori da leggendo la vita, il racconto della sua vita. Intanto partiamo dal titolo Io sono nessuno, anche questa è un eco della grandiosità e della grandezza della nostra terra e del passato, il fatto di aver la grandezza di Ulisse riportata sulla grandezza dell'uomo artista Gerardo Sacco. Della parte più nobile della società, cioè da parte di un gruppo di studenti del liceo di Crotone che decide praticamente di comparare questa esperienza della grandezza dell'eroe omerico con la semplicità grandiosa di Gerardo Sacco e quindi questo esprime appieno quella che è la sua personalità, cioè un uomo che riesce ad entrare nella mente e nel cuore dei ragazzi tanto a spingerli da fare un'opera teatrale è già di per sé insomma un'icona della contemporaneità da qui parte il titolo del suo libro Io sono nessuno, il mio lungo viaggio tra arte e vita. Effettivamente leggere il libro ci porta a viaggiare esattamente lungo le esperienze che lei ha vissuto nella sua vita con una minuziosità di particolari veramente forte che entra dentro e le fa vivere appieno, laddove per minuziosità io non intendo semplicemente la dovizia di particolari con la quale Francesco Costner scrive e descrive le sue avventure, ma soprattutto la minuziosità delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti che lei ha vissuto in tutte queste esperienze che hanno contrassegnato la sua vita, dalle più dolorose poi alle più gioiose, da quelle che l'hanno resa forte a quelle che l'hanno poi fatto diventare così grande. Il libro rappresenta secondo me la sintesi della migliore calabresità.
Il racconto che parte da un bambino che, come sembra nelle classiche favole per ragazzi, nasce in un ambiente disagiato, che all'epoca tra l'altro non era nemmeno difficile trovare ambienti poveri e disagiati, che perde troppo presto l'amore genitoriale e che crede di averlo ritrovato nel momento in cui la madre si accompagna ad una nuova figura maschile, ma che si scontra con una aridità di sentimenti che è già difficile accettare e comprendere a qualsiasi età, a maggior ragione a quell'età. Però questo per lei non rappresenta né all'epoca e né poi da grande un momento di autocommiserazione o di smarrimento, ma rappresenta sempre, sembra almeno, ed è così, insomma, che poi la vita, le testimonianze della sua vita lo conferma, uno sprone ad andare sempre avanti, a non mollare mai, anche quando viene considerato, quando viene mandato a lavorare a bottega dal barbiere, dallo zio barbiere, non essendo portato, viene considerato un uciotu, come scrive lei. E qui mi passi il paragone, il termine, perché è una sensazione, è un paragone, è un'associazione di idee che ho avuto subito, e che tra l'altro, le dico, ho scoperto, ha fatto anche Tosca, che poi leggerà alcuni brani. E la mia associazione è andata subito ad Einstein. Non lo dico, ecco, per piaggeria, perché poi secondo me ognuno nel suo campo ha la propria genialità, però anche Einstein non era certo considerato a scuola, non era certo considerato un genio, anzi era considerato un disadattato, era stato detto proprio dagli insegnanti che non era adatto alla scuola, non era adatto agli studi, non era portato per gli studi. E poi ho scoperto anche in tutto questo che il mio paragone non è a caso, la mia associazione non è a caso, anche perché Einstein un giorno scrive ad uno scrittore svizzero, Carl Singh, scrive esattamente: non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso. Ecco, da quello che ne ho tratto poi leggendo, credo che la curiosità, e lei mi corregga se sbaglio, sia stata proprio la molla che lo ha portato ad andare sempre ad essere quello che è, cioè a scoprire e ad andare sempre oltre, a non fermarsi mai, a non perdersi poi nell'indifferenza del mondo che la circondava, cioè ad individuare per ogni gioiello un pezzo di storia che non è facile conoscere e che non conosciamo tutti, chiaramente. Quindi credo che l'associazione nasca anche da questo, insomma, questa curiosità molto forte. Quindi il libro rappresenta la speranza forte e viva per questo, per il nostro popolo, ancora un popolo di emigranti purtroppo dopo tanti anni, e laddove afferma con forza che i valori di onestà, lealtà, forza, tenacia, rispetto della legge, rispetto delle regole sono ancora la via per il successo e sono ancora il passaporto che ognuno di noi deve avere per affrontare la propria vita. Nel discorso tra l'altro che lei fece all'Unica al di Cosenza, discorso che fece bene a chiudere i fogli, a parlare col cuore, lei appunto colse e diede, trasmise quella che proprio era l'essenza della sua vita, e non c'era miglior modo per apportarsi a dei ragazzi, a dei giovani che questa vita si trovano ad affrontarla e che molto spesso si trovano solo intrisi di teoria, di libri, ma che perdono il contatto con la realtà, che vivono non riconoscendola, che vivono appunto non riconoscendo la realtà come fonte di ispirazione e di successo. E questo anche rappresenta l'esempio che mi colpì molto, che lei fece ai ragazzi di Palmi, dell'istituto di Palmi, quando ci fu il concorso per i bozzetti per il Cristo del Giubileo del 2000. Ecco, secondo me lì viene fuori proprio l'elemento di divisione che ha consentito a lei di essere qui oggi e di essere un esempio di vita. E chi invece ancora non riesce ad emergere, a far emergere questa terra. Lei non giudicò inadeguati i bozzetti dei ragazzi, che erano pur pregevoli nella forma che erano stati presentati, ma erano scollati dalla realtà, cioè non erano contestualizzati. Quello che rappresenta l'elemento di divisione è proprio questa mancanza di appartenenza alla propria terra, e quindi questa mancanza di scoprire nella propria terra la grandezza del passato e la bellezza della terra in cui viviamo, che rappresenta l'elemento che più secondo me ha consentito a lei di essere l'uomo che è diventato oggi, e a questa terra di rimanere forse nel limbo molto spesso in cui ci ritroviamo. Certo, quello che manca è anche il senso, appunto, diciamo, questo senso di consapevolezza di una terra che ha vissuto
questi antichi fasti, di cui però è difficile trovarne traccia oggi. Traccia che però soltanto con grande forza, determinazione e coraggio, quello che ha avuto lei di non mollare mai, probabilmente rappresenta l'unica via per poter andare avanti. Ecco perché invito sinceramente a leggere il libro, perché rappresenta una vera e propria lezione di vita, una lezione di consapevolezza della propria terra e del potenziale umano che questa terra può ancora offrire. Ma potrà farlo soltanto quando deciderà di uscire dall'autocommiserazione e riacquisterà la dignità della propria dimensione nel mondo, per decidere, per poter scegliere poi di essere in giro per il mondo e di non stare per forza fuori dalla propria terra. Il libro, appunto, secondo me è proprio questo, un'esperienza tout court di un uomo umile, di un uomo semplice, di un uomo che ha fatto della sua semplicità, della sua curiosità, del suo forte senso del dovere, del rispetto delle regole, dell'onestà e della conoscenza dei propri limiti, come dicevo prima, il proprio punto di forza. E quindi questo per me è quello che ha rappresentato il suo libro e la ringrazio per averla scritta. Tra l'altro so che è in preparazione anche un seguito, perché chiaramente non poteva riassumere tutte le esperienze che lei ha vissuto nella propria vita. Adesso prima di passare la parola dalla viva voce dei protagonisti, che secondo me sono quelli che più efficacemente possono trasmettere alle persone che oggi sono venuti qui ad ascoltarla quella che è stata la sua vita, voglio solo aggiungere che l'auspicio di Francesco Costner, che spera che questo libro possa trasmettere alle persone che lo leggono la stessa emozione, la stessa intensità che lei ha provato quando ha sentito i racconti di Gerardo Sacco, personalmente ci è riuscito perfettamente, ma non ho motivo di dubitare che alla fine di questa serata sarà certamente così per tutti. Anticipo inoltre che alcuni dei brani particolarmente forti e particolarmente significativi, giudicati da noi così particolarmente significativi, verranno stasera letti dalla voce carezzevole e accattivante di una nostra socia di Tosca e accompagnati da Paolo Scaramozzino con alcune musiche di Battisti. In tutto, noi abbiamo scelto Battisti leggendo il libro, ma prima ancora di leggere il libro, questa è una curiosità, avevamo pensato di accostare, di fare questo abbinamento di alcuni brani di Battisti che abbiamo capito essere particolarmente caro sia a lei che a Francesco Costner con i brani, e abbiamo scoperto poi a quel punto che c'è un progetto da parte vostra di accostare alcuni brani di Battisti a delle creazioni artistiche prodotte da lei, e quindi io a questo punto rilancio che nel momento in cui vedrà la luce questo progetto noi saremo ben lieti di presentarlo e di poterlo ammirare. Quindi a maggior ragione appunto adesso. Iniziamo subito, certo, noi la ringraziamo con piacere. Inoltre ho anche scoperto che questo libro pare abbia ispirato, sia stato fonte di ispirazione per una fiction che noi saremo ben lieti di poter ammirare. Soprattutto, sì, quindi la parte della sua vita. E partiamo proprio da lì. Quindi la prima domanda che rivolgo a lei, poi la rivolgerò anche a Francesco Costner, mi chiedo, vista la sua apparente, quantomeno naturale, ritrosia a parlare di se stesso, cosa l'abbia convinto a raccontarsi a Francesco Costner? Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la FIDA per l'abilità della Presidente e dell'altra signora, Foto, chi è? Lei è... Ci siamo sentiti. Solo per telefono, avevo avuto il piacere di conoscere, quindi veramente... io lo definisco, sono quei tipo mastini, ma sono delle belle esemplari di mastini, perché proprio non mollano la preda e fanno bene, perché veramente stasera a giudicare dalla presenza hanno già fatto centro, perché evidentemente sanno fare le cose nel modo giusto. Sono benvenuto, perché ho sentito sempre parlare bene, anche se non vi conosco, però io pensavo per telefono di parlare con l'uno, invece parlo con l'altro, viceversa. Quindi già questo, il fatto che vi rivolgete a persone
non che conoscete, perché magari per presentare le persone che lo conosce, ma per, in questo caso per meritocrazia, perché è bontà vostra praticamente, quindi vi state prendendo una bella responsabilità, speriamo di essere all'altezza, perché vedo che c'è molta attesa a giudicare dalle telefonate che ho ricevuto, da messaggi, da persone dell'Interland che mi hanno letto perché non l'hanno invitato, certo, ma io si creano un sacco di eventi durante l'anno, nessuno mi dice niente, adesso io non ho mai invitato le persone, quindi evidentemente avete fatto qualcosa di diverso e vi ringrazio. Poi questa sorpresa, imbarazzante, ma un imbarazzo bellissimo, è un imbarazzo che veramente ti esalta e ti dice: ma chi sei? Veramente altro che non sono nessuno, cosa hai fatto per meritare tanto? Quindi il sindaco mi ha dato questa bella responsabilità, perché dovrò fare qualche cosa per meritarla questa cittadinanza onoraria praticamente, perché io ho ricevuto 9 cittadinanze onorarie perché ho fatto qualche cosa in quei luoghi, praticamente in quel territorio lì, anche a Paola ho fatto tutto in occasione del 500° anniversario della morte di San Francesco, ho raccontato proprio la storia, la vita di questo grande santo, poi patrono di tutti noi calabresi, dalla nascita alla morte attraverso un calice, una pista, uno stensorio che è nel museo, poi altre cose, vabbè, non so. Ora mi deve aiutare lei però, perché già cominciamo a presentare questa idea, che può essere una cosa molto bella prima, e poi non è un seguito del libro, non è che facciamo come la Gerardo Sacco 2, 3, poi come Rocchi primo, quarto, sino al quarto. Questo abbiamo avuto veramente per me insperato successo, perché il libro è già finito, c'è una ristampa e chiaramente ci sono alcune cose che mi sono volate via dalla mente e adesso saranno messe su carta praticamente. E poi cosa mi ha spinto aspetta, cosa volevo fare il libro, insomma, tutti di voi, no, la mattina non si alza, vuol fare un libro, ma certamente non è questo, lo dirà lui il motivo per cui è nato l'idea di questo libro, che sono venuto ben 8 anni, ma non perché stavamo scrivendo la Divina Commedia, perché forse era meglio che rispondeva prima lui e poi mi attaccavo io, perché era più completa la risposta, però possiamo fare così lo stesso comunque. Quando lui mi ha proposto di fare questo libro, dopo questa giornata indimenticabile per me all'Unical, dove ho raccontato la mia vita ai ragazzi, ma soprattutto c'era questo interesse, tutto il mio entourage, tutti i miei collaboratori, il mio segretario, mi avevano preparato un discorso meraviglioso, circa un'ora e mezza da parlare, avevo tante questi fogli. E io non ero mai convinto, gli ho detto a lui sino all'ultimo momento, ma che devo fare, perché gente che, questi ragazzi sono stati abituati con premi Nobel, Presidente della Repubblica, sentire Grossi, professore, no, non ti preoccupare, perché può essere qualche cosa di particolare. Allora a un certo punto mi sono messo a leggere, ho visto fatti, non foste, tutte, ma che cacchio sto facendo, ho preso questi fogli, l'ho messo davanti, ho detto guardate, io chiedo scusa, perché poi c'era il mio segretario in prima fila, tutti quanti, io chiedo scusa a tutti i miei collaboratori che forse un mese sono messo a lavorare, però siccome voi vedo che siete venuti per sentire me, la mia testimonianza, mancherete rispetto a voi, perché vi racconterei delle cose bellissime, ma non è farina di questo sacco praticamente, e allora non faccio altro che raccontarvi la mia storia. Praticamente elencandovi molti errori della mia vita, quindi tutti voi un domani sarete imprenditori, sarete professionisti, già il fatto stesso, se vi eviterò di fare un errore di quello che ho fatto io, già può essere un successo praticamente. E così è andato, è stata una cosa, vi ripeto, bellissima, che poi questo pazzo ha voluto fare questo libro praticamente. Poi facendo questo libro, poi io dove ho visto tutto l'elenco degli scrittori, dall'A alla Z, ho visto che la K era libera, Costa, allora mi sono affidato a lui, quindi se c'è, praticamente la scelta è caduta su di lui praticamente.
Scherzo, lo sto facendo per esorcizzare tutto questo. Vi devo dire che solo lui poteva, solo Francesco Costner, poteva mettermi in condizione di raccontarmi, di raccontare la mia storia, di aprire veramente il mio cuore come l'ho fatto, e che poi io l'avevo chiuso, l'avevo bloccato, perché non ero convinto, sino all'ultimo momento ci sono stato proprio quasi degli scontri. Quando poi lui mi ha convinto, mi ha fatto vedere, mi sono arreso, che poteva essere uno strumento pedagogico, e sempre così sia per la scuola, addirittura nell'università, in una facoltà che c'è un corso di 50 allievi di un professore, un grosso pedagogo, allora sono capitolato 500, scusa. E allora io sono emozionato perché, vi ripeto, sono, chi vi parla è un ragazzo che è stato praticamente costretto a lasciare la scuola. Ai miei tempi non c'era l'obbligo della frequenza praticamente, quindi, e allora come ha detto il sindaco, già chi perde il padre, ma questo è niente, molti perdono il padre, molti non conoscono il padre, vi assicuro, non poter chiamare mai papà è stato, ma io ho chiamato papà, io sino a 6 anni pensavo di avere il padre, cioè non mi hanno saputo preparare, cioè, insomma, anche mia madre, l'unica colpa che gli ho fatto, perché non mi hanno detto che quello lì non era mio padre, era il mio padrigno, e l'ho scoperto quando alla prima elementare ho imparato la mia firma, praticamente. Allora io, è stata veramente una tragedia, è una cosa veramente, già questo si potrebbe fare un film solo su questa parte del cognome. Quando io scopro che mi chiamo Gerardo Sacco, il mio padrino si chiamava Albino Fonti, i miei fratelli si chiamavano Russo, il cognome di mia madre, ma già, ma che casino mi avete combinato, già vi assicuro che già il cervello poteva scoppiare, poteva diventare davvero un bandito, poteva diventare veramente uno di quei miei amici che sono molto più sfortunati di me, che io vengo dal centro storico, una zona a rischio, dove ho degli amici ergastolani addirittura, amici d'infanzia, dove praticamente, che io l'ho detto ieri, c'è stato un incontro a Rosanno con tutti il gota della giustizia, della magistratura, dell'antimafia, è stato un incontro molto bello alla scuola di Rosanno, a Pivia, e ho detto che praticamente delinquenti non si nasce, ma si diventa, e lo facciamo diventare noi adulti, perché io da bambino magari... E ho avuto mia madre che mi è stata sempre sul collo, proprio col fiato sul collo, e mi ha controllato ogni passo che facevo. Alcuni di miei amici, che era qualcuno ancora più bravo di me, le mamme se ne fregavano. Quando facevano i primi movimenti, che andavano al porto, prendevano le sigarette, cominciavano a trafficare, poi crescendo sono andati ad alzare il tiro praticamente del crimine, sono diventati quelli che sono diventati, proprio, e loro... Non dicevano mai da dove porti questi soldi. Io non portavo i soldi a casa, e perché mia madre non voleva, perché sapeva che non guadagnavo, dovevo imparare un mestiere. E allora il mio ricordo spesso va a questi miei amici che sono stati veramente sfortunati. Ripeto, non si nasce delinquenti. E poi il fatto che non ho studiato, non è che ho fatto come quelli lì che, visto che non ho studiato, faccio il delinquente anch'io. No. Questa sete di sapere e di istruzione non mi è venuto mai a mancare, praticamente, non mi è venuto mai meno. Allora, quando sono stato costretto a lasciare la scuola, dovevo fare il muratore, perché così guadagnavo i soldi. Però mia madre si ribellò col mio padrino, disse no, è troppo gracile, voi non ci credete, ma sono stato anche gracilino, sono stato abbastanza, ero un fringuellino quando ero piccolo. E allora... mi ha mandato per stare ritirato, perché non potevi stare, o studiavi e non c'era la possibilità, o imparavi un mestiere e non ti prendevano facilmente. Allora mi ha mandato da un fratello barbiere, da un mio zio, a fare l'apprendista barbiere, che mi è servito negli anni, che poi vi racconterò più tardi, insomma, più o meno. Allora, questo non mi piaceva, questo lavoro, perché la domenica venivano gli operai della Montecatini a farsi la barba, quindi si è lavorato anche di domenica. Allora alle 3 di pomeriggio, più o meno come questo periodo qua, ma chi a venire mi può dare questo lavoro se non potrò vedere la squadra del mio cuore, che era il Crotone, che addirittura adesso è in Serie A, però anche purtroppo di passaggio.
E allora mi consideravo il cioto, praticamente i miei cugini, perché tutti venivano promossi gradualmente, chi faceva la saponata, chi cominciava a fare il primo taglio, e mi deridevano praticamente, che io non sapevo fare niente, cioto, va bene. C'era un cliente che era un orafo, praticamente aveva bisogno di un ragazzo sveglio e intelligente, io mi domando sempre, se non fosse stato cliente, questo Carmine Rocca di quella sala da barba, certamente io qui non ero oggi pomeriggio e voi passavate un tranquillo pomeriggio a riposarvi a casa, però c'è questa colpa almeno questo barbiere, questo orafo. E allora mio zio dicendo una bugia per togliermi dalle scatole, lui è il più intelligente. E da lì è nata la mia favola che la sto raccontando. Uscire da una sala da barba dove spazzavo i capelli per terra, andare in un laboratorio di oreficeria e vedere il metallo, l'oro, l'argento, fonderlo, dare una connotazione, addirittura lì ecco l'arma vincente mia, quella che io dico sempre ai giovani. Che anche se non avete la possibilità di studiare, oppure ti insegno qualche cosa e non riuscite nella vita, non vi limitate a fare solo quello che vi insegno. Usate la vostra testa, la vostra fantasia, vedete tutto il territorio attorno, guardate perché io appunto dall'antropologia all'archeologia all'architettura a distanza ho raccontato queste storie ed è stata l'arma vincente. A distanza di anni c'è stata una mostra. E tutti quanti dicevano questo che doveva andare, io ho portato tutti gli utensili di vita contadina, le ceramiche di Seminara, praticamente le fiscelle, quelle dei pecorai che fanno questi di giunco, l'ho fatto dei preziosi, e poi i monili della Magna Grecia, dalle monete alle maschere apotropaiche, che ho visto qui c'è un sacco di gente che c'ha addosso qualche cosa con orgoglio praticamente, e sono proprio dei frammenti di storia, racconti preziosi. Allora questi ragazzi che uscivano dall'accademia, che io invidiavo perché avevano fatto storia dell'arte, gemmologia, disegno, architettura, hanno fatto le loro esposizioni, c'era anche la mia. Alla fine ho vinto il premio per 3 anni consecutivi, perché loro rappresentavano una scuola, praticamente cambiavano solo le firme, erano tutte le stesse cose, la stessa scuderia sembrava praticamente. E Gerardo Sacco aveva portato dei frammenti di storia della nostra terra praticamente. E quindi devo dire grazie alla mia, praticamente al mio passato, dove forse mi sono un po' dilungato, e quindi per arrivare dove siamo arrivati. Poi mi sembra che... Sì, questo ha anticipato anche la domanda che veniva dopo, quindi allora, nel frattempo... sì, adesso appunto come anticipavo prima, la stessa domanda la rivolgo a Francesco Costner per capire... siccome tutto nacque da quel discorso all'Unica al di Cosenza, che lei mi diceva pure, forse è la prima volta che conosceva personalmente Gerardo Sacco, qual è stato il momento di tutto il discorso in cui lei ha avvertito la necessità di dire sì, io voglio scrivere il libro? Che cosa ha pensato che potesse suscitare la curiosità del pubblico a leggere questo libro? Sì, grazie, buonasera. Intanto io mi scuso ma sono molto raffreddato, poi non ho la voce come di Tonino Raffa, no? Che anche se fosse raffreddato riuscirebbe comunque ad avere risultati straordinari. Tonino, ti ringrazio intanto per il bellissimo contributo che hai dato e io devo dire grazie intanto e innanzitutto alla FIDAPA di Melito Portosalvo, la signora Careri, che ha avuto questa alla signora Careri che ha voluto insieme alle altre socie della FIDAPA organizzare questo momento. Poi salutare ovviamente il sindaco della vostra cittadina, sindaco, giusto in tempo la cittadinanza onoraria per poterla ricordare nella nuova edizione del libro che uscirà a maggio, a fine aprile, e che verrà presentato alla fiera del libro di Torino, diciamo, quindi giusto in tempo almeno come notizie. Il dottor Pizzi per questo suo impegno finalizzato alla valorizzazione del bergamotto, e naturalmente al consigliere Zavettieri e alla mia, mi permetto di dire, collega
avvocato Foti che mi confidava prima dell'inizio dell'incontro, sono un po' così incerta, indecisa, leggo, non leggo, sei bravissima e lo stai dimostrando. Gerardo ha già detto tutto, ha già detto abbastanza, non credo che io debba aggiungere altro, non fosse altro per invitarvi a leggere il libro, no? Quindi ecco, per quanto possibile ad acquistarlo, sottolineando ancora una volta, come è già stato detto, che i diritti degli autori abbiamo deciso di devolverli alle popolazioni terremotate dell'Italia centrale, quindi è un invito che vi rivolgo intanto soprattutto per conoscere di più e meglio la vita di Gerardo, la sua esperienza, ma anche per questa finalizzazione che è in linea con le caratteristiche del personaggio. Io voglio dire soltanto questo. L'idea nacque quel giorno in un momento straordinario, indimenticabile, che chi volesse conoscere più da vicino può farlo collegandosi al sito dell'università e trovandolo nei momenti, tra i momenti indimenticabili, cioè insieme alle testimonianze di tanti illustri accademici, premi Nobel e via dicendo. Io quel giorno, ecco, molto semplicemente, ovviamente conoscevo Gerardo per la sua fama, diciamo, no? Per la sua fama di artista, di grande artista. Ricordo, allora era rettore il professor Latorre, io lavoravo con lui, mi occupavo tra le tante cose anche dell'organizzazione degli eventi, e mi disse: guarda Francesco, dobbiamo dedicare, organizzare una giornata a Gerardo Sacco, lo merita, tu sai chi è, dobbiamo fare del nostro meglio perché la giornata riesca. Io vi devo dire che da allora, prima di allora, ma da allora abbiamo vissuto all'unica, al tantissimi momenti importanti, no? Di carattere istituzionale, politico in senso lato, artistico, culturale, però quella giornata continua a rimanere non solo nel mio ricordo, tra i momenti più veri, i momenti più efficaci per la ricaduta o le ricadute che hanno avuto, perché quel giorno effettivamente io mi sono reso subito conto che sarebbe stato importante fermare, diciamo, al di là della testimonianza che pure aveva prodotto dei risultati importanti, degli effetti immediati, perché vedere gli studenti, soprattutto gli studenti, era presente il Gotha del mondo istituzionale, politico, religioso calabrese, ma quello che mi colpì fu la reazione degli studenti dopo l'intervento, alla fine dell'intervento di Gerardo, che scattarono letteralmente in piedi e tributarono a Gerardo un applauso lunghissimo, vi dico, interminabile. Allora, in quel momento io mi resi conto, effettivamente, lui l'ha raccontato, aveva iniziato a leggere, diciamo, le prime righe della prima cartella, e poi rimanemmo tutti un attimo così sorpresi, perché mise da parte i fogli e disse: no, io vi devo raccontare chi sono veramente, vi leggerei qualche cosa di me che non corrisponde alla mia personalità, a chi sono, a che cosa ho fatto, alle mie caratteristiche personali. E vi devo dire, mi hai aiutato ad appuntare alcune cose che sono secondo me molto importanti. Quella è stata veramente una straordinaria testimonianza, una lezione di vita, mi pare che tu abbia usato questa espressione, una lezione di vita, perché Gerardo provò e riuscì perfettamente a far capire tutto quello che Tonino Raffa ha sintetizzato magistralmente nel suo trailer, e cioè che effettivamente, naturalmente partiamo da una condizione di base irrinunciabile che è il talento e la capacità di fare certe cose, ma non si arriva mai a raggiungere livelli così alti se non ci sono degli elementi, delle caratteristiche, in questo caso
è stato già detto, ma lo voglio ribadire, la capacità di dare senso, contenuto e identità originali ad una storia che certamente abbiamo, che certamente è presente in ogni angolo della Calabria, ma che Gerardo attraverso i gioielli ha saputo e continua a leggere e a interpretare in maniera assolutamente originale. Lui dice sempre, e chiudo, lui dice sempre una cosa che io gli contesto, o meglio rispetto alla quale mi metto a ridere o sorrido, se volete, cioè io dice sempre: io sono uno che ha la quinta elementare, io mi metto a ridere, sorrido, perché è vero, sulla carta lui ha la quinta elementare, ma gli dico sempre che lui ha conseguito da tempo l'emeritato, no? Rispetto ad una disciplina, ad un mondo, ad un contesto che è probabilmente il più difficile, che è quello della vita, no? Della vita vissuta e sofferta e partecipata come lui ha fatto, ha saputo fare, e soprattutto rispetto al significato che è riuscito a dare ai momenti più difficili, perché è chiaro che quando nella vita tutto fila liscio, è abbastanza semplice, ma quando bisogna ricominciare e bisogna girare pagina perché è successo qualcosa di particolare che ti ha impedito in quel momento di esprimere il meglio di te, allora probabilmente, ecco, non è così semplice. Lui ha dimostrato di saperlo fare, di saperci fare, ed è vero, la sua è una vita, e il libro spero che riesca ad esprimere questa mia partecipazione emotiva, è un grande contenitore, come dicevo prima, di opere, di capacità artistiche, ma è soprattutto un grande contenitore di sentimenti, di emozioni, di sensazioni, e anche la conferma di come uno che dice di avere la quinta elementare, ma che, come vi ho detto, ha già conseguito da tempo l'emeritato, ponendosi ai livelli più alti del mondo accademico, di uno che si confronta con problemi anche molto seri della nostra quotidianità, no? Io penso ai capitoli sull'etica e la legalità, penso anche al capitolo dedicato alla inadeguatezza, ecco. Scusami Tonino, ma io non sono abituato con i microfoni come hai fatto tu per una vita. Inadeguatezza, adesso la pronuncio bene, per esempio della Chiesa, no? Rispetto a tanti problemi. Ieri stamattina ho letto gli ultimi interventi di Papa Francesco, straordinario, è come se si fossero parlati lui e Papa Francesco, mi permetto di dire anche io ascoltandovi dietro, orecchiando dietro la porta, no? È come se si fossero parlati. Ti chiama sempre. Come se si fossero parlati e concordassero sul fatto che il Vangelo bisogna testimoniarlo, bisogna saperlo davvero trasformare in qualche cosa di concreto e non teorizzarlo soltanto. Sono tanti aspetti. E chiudo davvero. A me questo libro ha dato tanto, davvero tanto. Come prima la nostra moderatrice evidenziava, io ho fatto altre esperienze anche gratificanti, importanti, però dal punto di vista dell'arricchimento umano, questo è sicuramente il libro che mi ha dato di più. Sapete perché? Perché mi ha aiutato a capire meglio, non che prima avessi le idee poco chiare su questo aspetto, però capire meglio, toccando con mano, che cos'è la semplicità, l'umiltà nella vita e impostare la propria vita su questi valori è una cosa veramente molto bella che ti fa star bene. Io ho detto già abbastanza, ci sono delle splendide signore che ci stanno aspettando ho interpretato il pensiero silenzioso della Presidente che dice: quando finisci di parlare? Ho finito, grazie. Ancora le facciamo aspettare un pochino le belle signore. Dunque, come dicevo, il fatto che lei sia andato
abbia spaziato, ha anticipato quella che era la domanda sulla sua infanzia, cioè sul fatto che effettivamente dalla durezza della sua infanzia al fatto che oggi è sufficiente un fallimento scolastico per destabilizzare i bambini, c'è una via di mezzo che forse la sua vita e il racconto della sua vita rappresenta e diventa un esempio. E quindi il fatto che lei lo abbia già raccontato è la testimonianza che effettivamente si può imparare molto, che è veramente educativo e da proporre nelle scuole. L'altra domanda che riguarda sempre la sua vita personale ricade chiaramente su Anna, il grande amore della sua vita che lei continua a chiamare al presente. E quindi prima di farla parlare vorrei che Tosca leggesse il brano che più è forte nel libro. Intanto sono onorata di leggere e di cantare per lei. È il momento di Anna, la persona più importante della mia vita. È riuscita a conquistarmi totalmente. L'amo profondamente come il primo giorno, benché non sia più con me e con i nostri figli da molti anni. Era la fine del 1966, o giù di lì. La finestra della sua camera da letto al primo piano di Palazzo Taverniti dava sul mio laboratorio. Quando si affacciava, era come se avessi una visione angelica. Presto capii di essere corrisposto. Mi feci coraggio e l'avvicinai. Scambiammo qualche battuta. Probabilmente dissi cose senza senso. Sorrise e mi salutò, girandosi più volte prima di entrare nel portone di casa. Pian piano i nostri incontri si intensificarono. Erano sempre più brevi, ma ogni volta aggiungevano qualcosa a un sentimento ormai palpabile, evidente. Le chiesi di fidanzarci nella villa comunale. Ero emozionato, come se fossi al cospetto di una dea. Tremavo, faticavo a parlare, sudavo copiosamente. Mi rispose sì, con uno sguardo bellissimo che non ho mai dimenticato. Avevo paura però che i suoi familiari si sarebbero opposti al nostro rapporto. Le premesse, in effetti, non erano incoraggianti. La mattina per salutarmi, Anna alzava la tapparella della sua camera da letto. Un secondo dopo, una zia che viveva in casa sua la riabbassava. Un giorno parlò del nostro legame alla madre. Le rispose di non avere nulla in contrario, ma si raccomandò che il marito non venisse a sapere nulla. Era una richiesta inaccettabile. Nessuna ragione poteva giustificare quel comportamento. Mi sentivo a posto, forte della mia integrità morale, del lavoro che affrontavo quotidianamente senza risparmiarmi. Decisi così di parlare con il padre di Anna, nonostante fossi stato sconsigliato di prendere quell'iniziativa. In effetti fece un buco nell'acqua. Nemmeno mi guardò in faccia e incaricò un operaio della sua azienda, peraltro mio amico, di accompagnarmi alla porta. Passò qualche tempo prima che le cose cambiassero. A un certo punto Anna decise di continuare gli studi all'università di Messina, ma senza frequentare. Fu un chiaro messaggio per i genitori, ai quali intese far capire che non avrebbe rinunciato a me. In ogni caso, nel 1969 si laureò con qualche mese di anticipo. L'anno successivo ci sposammo a Lorica, una delle più belle località della Sila. La cerimonia era fissata alle 11. Alle 6 mi trovavo ancora in laboratorio per completare le fedi. Nonostante avessi tenuto il piede pigiato sull'acceleratore della mia Simca, arrivai in ritardo e addirittura dovetti cambiarmi dietro un albero. Alla fine della giornata ero esausto. Gli amici ci invitarono a raggiungere subito la costiera amalfitana, dove avevamo deciso di trascorrere il viaggio di nozze. Saggiamente, però, passammo la notte a Lorica. Chiesi al titolare del locale di pagare il conto del ricevimento, ma rispose che aveva già provveduto mio suocero. Apprezzai molto quel gesto, che rifletteva il desiderio del papà di Anna di aiutarci ad affrontare serenamente quella nuova fase della nostra vita.
non ci vuole più il mio canto libero. Sei tu, è l'immensità, si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. Va, vola sulle accuse della gente, tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, e riscopro te. Grazie Tosca, non so se lei vuole aggiungere qualcos'altro su questo argomento. Si vede che è stato speciale perché avete tolto, di solito come dice il sindaco, si presenta un libro, ci sono un po' di persone, sanno ascoltare più o meno e basta. Qui stasera veramente le emozioni si tagliano a fette praticamente, perché sono, siete riuscito proprio a farlo uscire dal mio animo e condividerlo con tutti voi praticamente. Io vi ringrazio di tutto questo, servirà a ricordare questa serata per me veramente, che il fatto stesso che io provi dopo tanti anni questa emozione, io lo auguro a tutti voi, perché io vedo molta gente, molti amici, qualche amico mio, gli è successo quello che è successo a me, si può perdere la propria moglie, la propria compagna, e già dopo sei mesi si guardano attorno come se dovessero cambiare un cappotto praticamente. Sono passati 21 anni e per me non c'ho bisogno, perché è qui. Io, e questo la sempre, tornando al libro, che può servire anche ai giovani. E questa è la forza, è l'amore, che l'amore non è per forza come la religione, come tutte le cose, no? Tu non è che sei religioso se vai in chiesa. Io sto qui, c'è Dio dentro di me, la Madonna è con me presente, non c'è bisogno che vada in chiesa a inginocchiarmi, a genuflettermi, o via di seguito. E così il fatto del successo che da... Sembra strano, quando mi avviavo all'età della pensione, sto facendo delle cose più belle, le cose più incredibili. Sto diventando a questa parte che la Gerardo Sacco fa delle cose che tutti i critici, vi assicuro, si meravigliano. Sono degli articoli particolari, non solo sui giornali locali che voi leggete, ma quelli che parlano, che li stanno portando come testo proprio nelle scuole di oreficeria. Ma e mi chiedono come faccio. Il fatto stesso di essere vedovo, perché io non sono solo, sono sempre con lei, e se lei era in vita io dovevo stare a casa a condividere qualche cosa, andare a fare qualche vista, a vedere qualche spettacolo, invece essendo solo è come se fossi invece con lei e faccio le creazioni più belle, più incredibili, ed è sempre lei la mia musa ispiratrice. Questo le fa ancora più onore.